Andrea Tubani è un giocatore dell'Eurobet Palermo. Qualcuno avrà origliato il nostro monito lanciato 3 settimane fa, quando è stato impossibile non notare la sua mostruosa prestazione col Paninarte in Serie B. Il servizio poi che avete mandato voi ci ha incuriosito, ne parlavamo con il mister, con la dirigenza, con Stefano Bettini, noi ci confrontiamo e ci incontriamo settimanalmente. Avevamo chiesto delle caratteristiche tecniche a Seferi, che ne aveva benedetto la salita in Serie A. Non è un giocatore della Serie B, è un giocatore della Serie A. A livello insomma anche di Serie A, insomma, proprio questo giocatore lo conosciamo, ha un bel dribbling, una bella corsa e tutto. Ecco, l'unica cosa è che forse, come tutti i giocatori estrosi eccetera, manca un po' dal lato al punto di vista del carattere. Fantastico, insomma, farebbe comodo a tutti, anche a noi, sicuramente. Chi lo conosceva ci aveva già fatto un pensierino. Vi faccio i complimenti, avevamo seguito un po' Tubani. Chissà se magari il presidente ci fa questo regalo, Alberto. L'estro, croce e delizia di allenatori e dirigenti che molte volte devono fronteggiare i campioni con la classe infusa nei piedi, ma con la testa più calda del normale. Se vogliamo considerarlo uno dei giocatori da inserire tra quelli genio e sregolatezza, però se il genio è molto più della sregolatezza, sicuramente ci può dare una mano. Dal punto di vista tattico, l'ex Paninarte può ricoprire diverse posizioni. Può interpretare bene sia il ruolo di ala destra che ala sinistra all'interno del nostro centrocampo. Potrà giocare anche davanti senza nessun problema, ha talmente tante qualità. Tubani sbarca in Serie A, Dovidio o no, sarà l'asso nella manica dell'Eurobet Palermo. Come abbiamo potuto vedere, è un calciatore che ha nel sangue il puntare continuamente l'uomo, il saltare l'uomo, cercare di creare superiorità per la squadra. È qualcosa che va ad aggiungersi alla nostra rosa, che è già molto competitiva. È un segnale delle nostre ambizioni.